Ringrazio la famiglia di Franco Oberto che è intervenuta praticamente nella totalità. Vi ringrazio davvero tanto per aver aderito a questo momento che ha organizzato Teodoro, il vice sindaco. Perché qua? Perché qua c'è il comando dei vigili urbani. E siccome Franco è stato il comandante dei vigili urbani della polizia municipale, chiamiamola come vogliamo, è giusto che lo si ricordi davanti a quello che io non so all'epoca dove erano gli vigili. Di qua? Sopra. Io non so dove erano, però oggi il comando è qua. Quindi è giusto che sia davanti al luogo dove lui ha prestato servizio per la città di Castellammare. E quindi, poi adesso con la parola per rinnovo il ringraziamento alla famiglia, ai colleghi, ai suoi ex colleghi che sono venuti, anche alla nuova polizia municipale, io non so se Danilo ha fatto parte già allora, no, perché sei troppo giovane, però loro sono esattamente la nostra forza attuale, e abbiamo anche una forza in più oggi che è intervenuto, e in ultimo ringrazio, in ultimo perché ho fatto un giro così, ma per primo ringrazio Don Angelo per essere intervenuto. Do la parola a Teo, perché Teo giustamente ha delle cose da dire, in quanto quando sono arrivato non so se era a cavallo, era già andato via o stava per andare via, a me la cittadinanza a Castellammare l'ha data male. E quindi non c'era già più. Era in pensione. Eh no, era il pensiero che io sono arrivato qua nell'86. E quindi io rinnovo il ringraziamento e abbraccio tutti. Abbraccio solo Clementina, ma vi abbraccio tutti. Allora, innanzitutto volevo esprimere le mie condoglianze, la mia gratitudine di aver avuto la possibilità di conoscere una persona non speciale, eccezionale. No, assolutamente. Ringrazio tutti i figli presenti, qui, Cristina. Venitemi, per me oggi è un momento veramente emozionante. Io poi sono uno che veramente mi emoziona per poco, però le emozioni fanno l'uomo sicuro, si dice, no? Però io vorrei esprimere quest'oggi, in un primo momento volevo esprimere, perché so già che l'emozione per me è molto forte, che sono i suoi giornalisti, e oggi ritrovarvi tutti qui, tua moglie, i parenti, i figli, gli amici con cui era passato dei giorni belli e brutti, ma lui è sempre stato una persona, come dire, accogliente, generosa, e soprattutto sapeva creare veramente un'amicizia con tutti. Io la prima volta che ho visto Franco, l'ho visto qui davanti a Ronco. Era ancora gestito dal signor Ronco, perché lui qui è arrivato nel 73, se non vado errato, poi i suoi colleghi qui mi correggono. Negli anni 70, 73 è arrivato Franco, e io lo vidi così, come una figura, scusate se uso un termine così, ma da grande amico, ma anche di più, forse è anche proprio uno zio, un papà. E mi sono subito detto, questo signore, ho preso simpatia, ecco, diciamo. Sono arrivati
negli anni 73, quando è arrivato, che poi nel 73-75 lui è diventato anche vice comandante, se non vado errato, quel giorno per me è rimasto nei ricordi, lo porterò sempre qui nel mio cuore perché non posso dimenticare. Io ero un bambino di 10-11 anni e quando arrivarono qui in piazza i due Franco, perché erano i due gemelli, Franco Roberto e Franco Pastore, con le due moto. Franco piccolo e Franco grande. Erano sempre insieme. Quindi ricordo così, logicamente lo ricordo come se fosse oggi. Io mi rivolgevo di là, scusate, e mi disse quel giorno: Boccia, guardami la moto. Io come se fosse stato un comando, perché io poi sono sempre stato simpatizzante nelle forze dell'ordine, tanto che io volevo anche arruolarmi nella polizia, poi alla fine è andata come è andata. E loro sono andati a prendere il capo, quando sono usciti io ero ancora lì a guardare la moto perché nessuno doveva toccare, un vigile come me era. E beh, quando arrivò Franco mi disse: bravo, adesso siediti sopra, la messa in moto mi ha fatto accelerare, perché quel giorno lì è stato un giorno particolare, ho detto mamma mia, ho persino guidato la moto dei vigili urbani, cioè, è rimasto qui, cioè. E da quell'ora lì ho visto che da quel giorno che ci siamo visti, ho pensato subito che saremmo diventati grandi amici. Franco da quel giorno mi ha insegnato tanto, perché poi ci siamo parlati, cioè lui veniva sempre, insomma, ci siamo visti. E mi ha insegnato tantissimo. Mi ha fatto scoprire cos'è la vera amicizia. Nel bene e nel male, mi ha detto non abbassare mai. Perché il male lo si vede in tanti modi. Il male, nella parola stessa, ti dice che fa male. E tu non abbassarti a questo. Tu devi sconfiggere il male. Perché lui mi ha anche lasciato, come dire, che cos'era i sentimenti del bene. Il sentimento del bene è un qualcosa di puro, è purissimo. E lui questo me l'ha lasciato. Mi diceva sempre fai del bene, e non potrei mai tirarti indietro a nulla. E io ho sempre seguito con questi consigli, perché lui veniva, mi consigliava, anche nei tempi, perché lui poi, diciamola tutta, ha fatto mille cose, e quelle mille cose che ha fatto le ha fatte sempre nel bene e nel miglior dei modi. Perché lui sapeva gestire bene quando c'erano i problemi, quando c'era da far festa, perché lui era questo, lui era Franco. È stato anche nell'antico comitato del Carnevale, mi ricordo benissimo che c'erano tante altre persone, adesso non sto a citare tutte quante. Poi ha fatto anche, mi pare, il donatore dell'Avis, ha fatto il repignatore. Sì. Questo è indimenticabile, lui ha fatto anche le pugnature. E ancora oggi ne è ancora lui, perché Franco è solo andato via, perché forse doveva fare delle commissioni, ma è qui con noi Franco, io lo so. Di cui stavo dicendo anche l'associazione Pro Castellamonte, di cui ancora oggi ne è presidente. Quindi lui mi ha detto, questo l'ho capito il giorno che quei figli mi hanno chiamato dicendomi mio mio papà è peggiorato. E niente, lui venne da me qualche giorno, una settimana prima, insieme a Valentina, dicendomi che loro oggi non va bene, non sto molto bene, non mi sento bene, ma bravo, devi dire sempre questo, non dirlo più. E lui dice, però ho pensato una cosa. E lui dice, cosa hai pensato? Voglio sposare. E allora, ma che bella cosa, mi dice oggi, non faremo più di dolore, facciamo cose belle. Sì, però lo devi fare tu.
orgoglio, sono riempito di orgoglio. Per me era, non so, mi è venuto un coccone alla gola, come vuol dire, ecco, ero subito, ho detto, Franco, ne parlo subito con il sindaco, ne parlo alla NAV, eccetera, eccetera, dopodiché lui è venuto a fare tutto quello che c'era da fare, la documentazione, e ti eravamo messi d'accordo che il martedì alle 6 il sindaco, ovviamente fai pure che vuole quello che devi fare, ma quella telefonata che mi è arrivata il sabato purtroppo è andata così, ma quello che mi ha fatto più male forse era quello che lui mi aveva detto martedì alle 6. E beh, lui ha voluto aspettare, lui martedì alle 6 di mattina. Questo purtroppo per me oggi è veramente difficile esprimersi, penso il sentimento che avevo verso una persona che per me è stata veramente una figura molto importante. Spero che voi condividiate il mio pensiero. Io volevo ancora ringraziare tutti i colleghi da Franco, da Gianaro, a Ramini, ringrazio i ragazzi che oggi come in uniforme qui a fare un saluto al nostro carissimo caro Franco. Io conservo questo suo saluto che ha voluto accennarmi quel giorno quando io sono venuto al matrimonio. Bene, lui mi ha guardato negli occhi quando tu hai detto io mi dichiaro marito e moglie. Lui mi ha guardato con il calcio, non so se siamo stati d'accordo. Mi ha guardato con gli occhi e mi ha espresso stai tranquillo. Io adesso parto per un lungo viaggio, ma sarò sempre al tuo fianco, questo capito. E io, quello che lui mi ha trasmesso negli anni, negli ultimi momenti, per me lo porterò sempre nel cuore. Quindi adesso non provo le parole, quale darmi la mano perché ho dato un lavoro effettivo. Quello che ho detto, credetemi, l'ho detto veramente con il cuore e non con la mente. E quindi lo porterò come veramente per tutta la vita nel cuore. Io vorrei ancora salutare tutti voi, Clementina, i figli che li vedo qui tutti uniti e per me è un grande piacere vedervi qui. So che tutto quello che abbiamo fatto quest'oggi lo abbiamo fatto per una stima ma soprattutto un affetto nei confronti di Franco. Grazie Franco per quello che mi hai dato e per avermi lasciato un grande dono, il dono dell'amicizia che io porterò con me per tutta la vita. Grazie ancora e grazie a tutti voi. Grazie a te. L'unica cosa da dire è che l'abbiamo fatto, almeno siamo riusciti ad accontentarlo, se non in tutto, perché poi il susseguirsi delle vicende non ha permesso. E per me è stato un dispiacere a Teodoro fare il matrimonio, però quando noi non abbiamo fatto, Teodoro è venuto, è stato con me al tuo fianco e come se l'avesse fatto il matrimonio. Io so che Franco ci teneva, me lo aveva detto, ovviamente io, come l'ho detto prima, ho subito detto che andava benissimo e ci mancherebbe ancora, e quindi è vero che il matrimonio l'ho fatto io, ma è come se l'avessimo fatto sia io che te.
quindi almeno questo regalo ha fatto, insomma, siamo riusciti a farlo in tempo. Per il tempo, 3 giorni prima. Tre giorni. Grazie. Grazie per essere venuti. Quadra A, senti. Squadra di Poso. Grazie.